E buongiorno a tutti, benvenuti in questo vlog che chiameremo Fuga dalla città. Sono insieme a Perin qui e abbiamo pensato di fare 2 giorni in montagna durante queste vacanze di Natale, perché sostanzialmente non ne potevamo più, avevamo bisogno proprio di staccare. Però, siccome la situazione è abbastanza critica in giro, abbiamo trovato un posticino, un mini appartamento, e quindi saremo per i cavoli nostri. Facciamo corna, bicorna, stracorna, tracorna, di sperare di non prenderci niente. Ecco, siamo in Primiero, non ero mai stata in Primiero con la neve, dopo vi facciamo vedere un po' com'è. E siamo, siccome il check-in nel posto dove dobbiamo andare è tra 1 ora e mezza, ci siamo fermati in un parcheggio al sole che non vedevamo in Veneto da penso quanto 2 settimane. 2 settimane, e stiamo facendo un picnic in macchina perché fuori fa un po' troppo freddo, però si sta bene. Pensavo facesse più freddo. Ragazzi, che cosa meravigliosa è il sole, mio Dio! Non lo vedevo da settimane, cioè da settimane. Comunque c'è neve, eh? Non pensavo così tanta. Chiara Beltrame si sta mettendo una calzamaglia, Ho adesso ceduto la calzamaglia. si sta mettendo le braghe. Benvenuti nel nostro nuovo minivan Esatto. in cui Perché dormiremo. Eccoci qui. no? Ci staremmo dietro, eh? Siamo arrivati alla struttura che abbiamo trovato per questi 3 giorni. È un sogno. Adesso vi faccio un piccolo room tour. Ovviamente è già stata colonizzata da noi, però è bellissima. Allora, si entra e si trova un modello di Perin sul letto. Com'è il letto? Ah, si sta da Comodo, Dio, si si sta sta da da Dio. È Dio. nuovo di pacca questo posto, vedete? Qua avete un quadro bellissimo del lago di Calaita e il tetto tutto fatto a, come si chiama? Travi, hai visto? Tavolino qua sulla destra e ti regalano la marmellata e le fette biscottate e il tè, che adesso io mi berrò. Pezzo forte, terrazzino, curatevi la vista perché è una roba meravigliosa, ragazzi. Guardate un po'. Cioè, si vede tutta la vallata. Stupendo. Qui c'è una cucinetta nuova di pacca, anche questa. Quindi perfetto in questi tempi covidiani. Televisione. Un armadio fatto così. Io ho messo i cuscini là sopra. Abbiamo già messo un po' di nostre cose. Qui a destra c'è il bagno nuovo di stecca, con tavoletta del water tirata su da Giovanni Perin e acqua da tirare, giustamente per marcare il territorio. Anche qui finestrona, e qui c'è la doccia, ci sarebbe anche l'attacco della lavatrice. Stupendo. E devo dire che dopo giornate, no? Di nebbia, di grigio, cioè vedere questo cielo azzurro anche alle 4 e quest'aria frizzante è proprio molto bello. Poi guarda che romantico, Perin. Molto molto bella. Sono una pessima vlogger perché ho appena cucinato un minestrone di zucca e non l'ho ripreso. Com'era, Perin? Minestrone? Stupendo. Superlativo. Superlativo. Comunque devo Unico. dire che questo posto è davvero ottimo. Cucinetta, bagno, tutto nuovo, pulitissimo, caldo soprattutto. Ci voleva Cosa? un po' di relax. Un po' di relax nella tua vita frenetica. Adesso cosa stai mangiando? Una mela Fiji. Figi? No, Fuji casomai. Fuji. Buongiorno, ragazzi. C'è un'aria così pura, buonissima. Dietro le pale, qui ci stiamo un po' rifocillando al sole. Cosa abbiamo preso per pranzo? Goulash col polenta. E lo strudel, giusto perché magari quella briciola di fetta biscottata mangiata a colazione che l'avevamo bruciato nel tragitto la vogliamo subito recuperare. Cioè, comunque è magico, devo dire la verità. Abbiamo fatto il percorso da Fiera di Primiero passando per Molaren e scendendo a Mezzano, che è tutto in discesa, adesso c'è tutta la salita.
Però c'è un'aria proprio fresca, bella, pura. E vi faccio vedere, non so se riesco a zoomare bene, ma da qui si vede la chiesetta di San Silvestro, che è proprio, sembra appoggiata alla montagna. Noi ci siamo andati. Prima o poi pubblicherò il video dei posti che abbiamo già visitato in Primiero, così magari per l'estate prossima, se vi va, fate una vacanza qui. Vediamo, ascolta, riesco a zoomare. Proviamo. Ci provo. Eccola lì, vedete, questo è il campanile. Se andate dritti su, 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 quella è la chiesetta di San Silvestro, ma temo non si veda granché, vi metto in caso una foto. E anche oggi vi facciamo vedere cosa mangiamo domani, nel senso che abbiamo preso lo spezzatino con la polenta e la situazione è la seguente. Avevamo talmente fame che l'abbiamo già spazzolata. Spaziale. Comunque se mi seguite su Instagram avevo fatto vedere com'era prima. C'è la fotocamera, non so se vedete, anzi si vedete sicuramente che da freddo fuori a caldo dentro è tutta appannata, adesso la pulisco. Comunque io, cioè veramente una delle cose che penso mi piace di più al mondo in assoluto è proprio la polenta. Dicevo che la polenta è uno dei miei cibi preferiti della vita in assoluto e qui la fanno mescolando due varietà di farine da polenta. Una è quella Dorotea, si chiama, che è un po' più, che è proprio tipica di queste zone, cresce solo qui, credo, grano da quello antico. Che ho capito, grano antico. E poi la farina gialla da polenta, ma è buonissima, cioè veramente. Allora, siamo pronti? No, pronti no. Com'è l'abbigliamento tecnico? Sono allenato. Vabbè. Sci di fondo, siamo pronti. In questo momento siamo a Passo Cereda, dove c'è la pista da sci da fondo. Ecco qui, come si chiama questo stivaletto tecnico? Scarponcino tecnico? Sì, ma mi sono rimasti in mano. Perché sono vecchi. Da quant'è che non li usi? Da 20 anni. Perfetto. Eccolo qui, ragazzi. Siamo pronti? Sì, vai alla grande per in... Guardate la meraviglia. Questo è il laghetto Velsberg con la neve ghiacciato. Bellissimo. Ed eccoci qua, tornati a casa. Questa mattina non abbiamo ripreso niente perché c'era un tempo da lupi, non si vedevano nemmeno le montagne, una pioggia vero fitta. Ovviamente quando è che finisce la memoria di una card? Nel momento in cui tu stai chiudendo un vlog e sei appena tornato a casa, giusto? Per... Allora, non so dove abbia finito di riprendere prima. Stavo dicendo che siamo tornati a casa, sono stati un giorno e mezzo praticamente. Abbiamo fatto due notti via in questo mini appartamentino e ci voleva. Ci voleva. Questa mattina non abbiamo ripreso niente perché adesso è l'ora di pranzo. Pioveva, c'era un tempo da lupi, quindi abbiamo fatto il check out e poi sostanzialmente siamo tornati a casa, non prima però di comprare due cose che volevo far vedere. Mi prendi il pane dolce? Che sono il pane dolce tipico di quelle zone, che è buonissimo. È un pane dolce che può essere fatto in due modi, tipo così a treccia oppure così, vedete, a ciambella direi, e sono buonissime. Mamma, c'è un profumo pazzesco. E abbiamo preso anche il formaggio tipico che è già in frigo qua dietro le nostre spalle, che è il Primiero. Noi speriamo che questo piccolo vlog di questi due giorni in montagna vi sia piaciuto e vogliamo fare un augurio anche di buon anno. Un augurio di buon 2022 a tutti. Ci vediamo alla prossima, un bacio e iscrivetevi. Ciao ciao.